ora c'è Morata che è un bacino, è un bacino Morata. Zeus ringrazia veramente di vero cuore il segno che ci ha voluto lanciare oggi la diocesi di Mazara del Vallo con questo dono che è importantissimo per i nostri operatori, ci consente di lavorare con maggiore serenità, ci consente di dare ancora più supporto alla protezione dei nostri dipendenti. È un segno importante, un segno che accogliamo con grande gioia e siamo soddisfatti che anche la diocesi di Mazara del Vallo ci sia vicina e ci sia accanto in questo momento così delicato. Il momento è veramente brutto e quindi anche mi preoccupano un po' queste manifestazioni di insofferenza della gente. Si capisce che sono sacrifici grossi, soprattutto per chi ha attività imprenditoriali. Noi siamo dei volontari, viviamo di volontariato, cerchiamo di fare il massimo. E un gesto del genere ci dà stimolo, ci dà la possibilità di poter fare ancora di più. Oggi sapere che il Vescovo è dalla nostra parte ci arricchisce, perché oltre a essere una guida spirituale è anche un partner accanto a Croce Rossa, accanto a tutti i nostri volontari. Quindi rimane solo da ringraziare e apprezzare il gesto che ha fatto. Con questi presidi riusciremo a fare molto di più e essere ancora più presenti sul territorio, soprattutto per i vulnerabili e le fasce deboli. Queste categorie da un lato ricevono promesse di indennizzi e poi non si sa quando arrivano. Aiuti caritativi, aiuti sanitari e adesso anche questa possibilità. Abbiamo con questi fondi abbiamo comprato 3 strumenti importanti per l'ospedale di Mazara. Doveva venire anche il responsabile della ditta, però avevamo Il gesto di questa mattina è nella linea di continuità circa l'attenzione e l'accompagnamento che abbiamo nei confronti delle strutture sanitarie e degli operatori. Nei mesi passati abbiamo dotato l'ospedale di Marsala, di Mazara del Vallo e di Castelvetrano di strumenti che servivano anche per l'attività ordinaria, ma particolarmente utili in questo momento di emergenza. Qualche settimana dietro abbiamo anche dotato di stivali il personale del 118 di Marsala perché mancava di questo presidio utilissimo per potersi muovere e poter operare. Oggi abbiamo voluto dare loro un segnale ulteriore di vicinanza offrendo delle mascherine di protezione. E questo proprio per metterli in condizione di operare in assoluta sicurezza e di rendere così in maniera adeguata e senza rischio il servizio che quotidianamente operano nei confronti della popolazione. Peraltro in questa occasione abbiamo voluto anche privilegiare un'azienda locale che si è riconvertita e ha prodotto questi dispositivi e in questo modo mettere anche in movimento quella filiera di produzione e di fruizione degli strumenti che, mentre proteggono la salute dei nostri operatori, nello stesso tempo danno un incentivo a coloro che operano perché la commercializzazione e la produzione non si fermi e tante famiglie possano continuare a vivere del prodotto del lavoro dei loro familiari.